Salve a tutti, questo è il primo video di Not Be Normal, cioè non è proprio il primo, è il secondo, è il terzo. Perché? Quanti ne hai pubblicati? No, è il primo video. Vabbè. Allora, il primo video vero di Not Be Normal, gli altri due erano finti. Di Not Be Normal, esatto. Però erano, non erano finti, bene, ok. Questo video praticamente questo video non succede niente, perché non succede niente, quindi serve solo a introdurre il prossimo progetto che abbiamo in mente di fare noi. Abbiamo in mente io e Alessandro, io Nicola, lui Alessandro, di dare inizio a questo progetto, che sarebbe girare l'Italia in tandem. Vi starete domandando, non avete un cazzo da fare? Perché vabbè, anche io me lo dico, ed in effetti è vero, non abbiamo niente da fare, però è saltato fuori che la nostra vita va sempre uguale tutti i giorni. Aspettiamo, noi andiamo a lavorare dal lunedì al venerdì o a studiare e aspettiamo il sabato per fare cose, andare al bar, andare in discoteca, ubriacarsi, e se non fate queste due cose non si fa niente, o no Ale? Esatto. Troppi giovani vanno al bar, si guardano la lezione di vita, vanno al bar, sì, sono proprio un guru, io dico, vanno al bar, si siedono al tavolo, si guardano negli occhi e dicono, cosa facciamo stasera? E stanno lì tutta la sera a discutere di cosa fanno o non faranno. Esatto. E nel frattempo, mentre discutono di cosa fanno o non fanno, si ubriacano, perché io cosa faccio? Faccio quello, no, aspetta, sono stanco, ordina, fra una chiacchierata e l'altra, sambuca, tequila, invisibile alla fragola, Oasis, sì, vieni su che o ti ubriachi, ecco, noi volevamo dare proprio una bella ventata d'aria fresca alla nostra vita, abbiamo deciso di stravolgerla e di fare una cosa che per molti è ritenuta impossibile, esatto, o quantomeno improbabile. Infatti ce l'hanno detto tutti, ci hanno riso in faccia tutti quando gliel'abbiamo detto. Però abbiamo il tandem, esatto, abbiamo gli zaini, abbiamo le medicine, abbiamo le gambe, abbiamo le gambe, cazzo, abbiamo le calze da fastidio, caro, calze, io manco sapevo che esistevano. A parte le stupidate, volevamo dire che il viaggio è stato progettato con serietà e le tappe del viaggio non sono tutte ben definite, perché comunque noi possiamo spostarci da una parte all'altra in base alle cose che ci piacciono dell'Italia. L'itinerario che vogliamo fare è proprio ripercorrere l'Italia per il largo, comprendendo quindi anche isole come la Sicilia e la Sardegna. Abbiamo fatto il giro dell'Italia, quindi facciamo tutta la costa adriatica, poi tagliamo per la Puglia e scendiamo fino allo stretto di Messina e arriviamo in Sicilia, Sardegna, Genova e poi ritorniamo a Roncola dritti, proprio sparati, esatto, sparati, perché non ce la faremo più, sì. No, comunque, a parte veramente siamo solo, quello che vogliamo comunicare anche un po' di felicità, gente, dai, tanta, esatto. Vabbè, ringraziamo le persone che ci hanno aiutato, i nostri genitori, me, nonno, suo papà, sua mamma, tutti, insomma. Maurizio? Ah, l'abbiamo. No. Adesso ringraziamo soprattutto anche le persone dal punto di vista tecnico che ci hanno supportato. Che sono Maurizio Spoladori e Andrea Zacchiroli. Ci hanno dato una mano, sono stati gentilissimi, ci hanno dato delle attrezzature anche professionali. E ci hanno aiutato con il tandem. Ci hanno aiutato a sistemare il tandem che aveva dei problemi meccanici al cambio. Quindi veramente brava persona. E vogliamo trasmettere il messaggio dei viaggi. Quanto sono importanti i viaggi?
che non è importante la, il viaggio, ma è importante la destinazione. No, non è importante la destinazione, ma è importante il viaggio, signori. Ed è questo che vogliamo trasmettere alla gente. Oh, ma è arrivato il messaggio che vogliamo lanciare? Non so, devi chiedere a loro. È arrivato, ditemelo, è arrivato. O non è arrivato? Eh? È arrivato. Sì, perché non ho voglia di fare un altro video dove spiego cosa facciamo. Insomma, facciamo il giro d'Italia in bicicletta e chi vuole seguirci ci segua, chi non vuole seguirci lo tiriamo sotto metà. Che è bello pesante. Esatto. Cioè, è leggero, però quei borsoni sono pesanti. Esatto. E lui pesa più di 80 kg. Not Be Normal, seguici su Facebook. Not Be Normal, seguici su YouTube. Ah sì. Ciao Darlene! Ciao Darlene! Non ci siamo dimenticati di te, vecchia volpe! Eh? Dai. Pensavi tu!